Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi, cari fratelli e sorelle. Iniziamo oggi una novena di preghiera per prepararci alla festa di San Pietro Martire. Sarà anche la Domenica del Buon Pastore e quindi la giornata di preghiera per le vocazioni. Uniremo questa intenzione di preghiera a quella per la salute e per vivere bene questo tempo, per continuare ad affidarci al Signore che ci è vicino. Ora ascoltiamo e preghiamo con il Salmo e poi ascolteremo un brano del Vangelo dell'Evangelista Giovanni. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la Tua mano. Stupenda per me la Tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal Tuo Spirito? Dove fuggire dalla Tua presenza? Se salgo in cielo, là Tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la Tua mano e mi afferra la Tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Questa pagina del Vangelo ci parla del pastore che viene, apre la porta e porta fuori il suo gregge. Ci parla delle pecore che ascoltano la sua voce e lo seguono. In questo tempo in cui abbiamo dovuto vivere una clausura forzata, ci viene dato l'annuncio di una porta che si apre e di un cammino che comincia. In realtà potremmo dire che il cammino non si è mai fermato. Il Signore continua a chiamarci. Ogni giorno ci fa un dono. Ogni giorno ci dà del tempo per vivere i nostri affetti, anche se in una condizione così insolita e paradossale. Il Signore ci chiama ogni giorno, ci chiama anche ora. È come se noi volessimo camminare di più, adesso che ci è tolta la possibilità di muoverci, di incontrare le persone care. Questo mi fa riflettere sul senso profondo di questo cammino insieme al Signore, dietro il Signore. Non contano solo le circostanze esterne, ma conta soprattutto il nostro ascolto, il nostro cuore. Sentiamo in questo tempo cosa è veramente importante. Bene, il Signore ci chiama ad aprire il nostro cuore, apre questa porta, spalanca questo recinto e ci chiama a camminare dietro Lui. Chiediamo al Signore questo dono, di ascoltare la Sua voce, di aprire il nostro cuore. Il Papa ci ha richiamato più volte a non lasciarci chiudere nell'egoismo, proprio in questo tempo di emergenza, dove sentiamo più forti i sentimenti, le emozioni, gli affetti. Chiediamo al Signore di avere forza per aprire il nostro cuore e non chiuderci all'egoismo. E preghiamo per la fedeltà alla nostra vocazione e perché il Signore continui a chiamare tanti giovani,
tanti ragazzi e tante ragazze a seguirlo in modo speciale, magari proprio in questo tempo dove siamo costretti a fare i conti con ciò che è davvero fondamentale e lasciare indietro ciò che è solo urgente, ma che non basta a essere un fondamento. Sia questa la nostra preghiera e sia anche la nostra lode al Signore che continuamente ci fa camminare perché ci fa riconoscere la sua voce. Ed ora invochiamo l'intercessione di San Pietro da Verona. Signore Gesù, inviato dal Padre, Tu ci dai lo spirito in cui ci chiami ad essere amici e fratelli e ci rendi capaci di imitarti. Hai dato a San Pietro la corona del martirio con cui ha reso testimonianza della sua fede in Te. Gli hai dato la corona del sacerdozio con cui fu servo della parola e maestro della carità. Gli hai dato la corona della verginità, con cui ha vissuto la consacrazione del suo battesimo e ha testimoniato la saldezza della sua speranza. Per sua intercessione ti chiediamo, o buon pastore, di rendere vivi e operanti i doni con cui ci hai beneficato, perché seguendo te giungiamo alla gioia senza fine, amando te e i nostri fratelli, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo in modo particolare per la salute pubblica, per la salute di tutti e per coloro che sono ammalati. Preghiamo per le vocazioni, preghiamo per i seminaristi, per tutti i giovani e le giovani che si fanno domande sulla loro vita e sentono la voce del Signore che li chiama. Preghiamo per le nostre comunità, in particolare quelle che sono legate alla presenza di questo santuario, e preghiamo per tutta la Chiesa ambrosiana. Preghiamo per il Papa, per le autorità civili, per tutti quelli che sono chiamati a prendere decisioni in quest'ora così importante e per tutti noi battezzati, perché sappiamo unirci nella preghiera e anche nella speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio che allieti la tua Chiesa nel ricordo di San Pietro Martire, per la sua intercessione e il suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito, per seguire Cristo sulla via della croce, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.